Allora, siamo pronti. Intanto vorrei fare un applauso ai Cactus. Oggi si chiamano così. Domani chissà. Io mi accomodo perché oggi saremo qui da noi. Oggi faremo parole grandi. Sei pronto con le nostre cose, Alessio? Allora, Alessio sarà in regia. Verremo tutto il giorno, dopo ci sarà anche qualcosa da mangiare. Oggi presenteremo un libro, però prima di partire, visto che ci sarà un ospite, diciamo, speciale che intervisteremo, ma ne abbiamo un altro del pubblico che vorrei ringraziare per la sua presenza. Si chiama Filippo Goni, che è lì dietro e che ha scritto un libro strabiliante che non possiamo presentare qui perché è a livelli dove l'hai presentato l'ultima volta alla Feltrinelli Red insieme a Walter Ventrone. Un libro si chiama Gli eroi di Via Fani, è un libro sulla scorta di Moro, i brividi, vi consiglio di leggere, l'ho letto, è straordinario. Tra l'altro ho scoperto che anche il presidente Mattarella ha scritto di suo pugno una lettera per ringraziarlo, quindi faccio io un applauso a Filippo. Allora, oggi, oltre ad avere degli ospiti come Sofia Martini che sta entrando in questo momento, avete visto, abbiamo avuto già l'opportunità di camminare per qualche metro sulla route e questo è un, mi verrebbe da dire un omaggio, ma in realtà Sabrina ha speso circa 5.000 euro per la realizzazione, in realtà si deve ringraziare, Roberto, correggimi se sbaglio, la vetreria Artigiana Le Ville, che ha fatto la cosa meravigliosa e ho deciso di farlo con lo sfondo dell'acqua del mare ovesci sotto, che è meraviglioso, oppure una porta, bellissima. Comunque, a parte le marchette doverose, la butti via. E soprattutto devo ringraziare a parte i nostri amici qui che saranno con noi a introdurre e poi alla fine per in qualche modo ristorarci durante, so io e faccio che respiro male. Devo respirare meglio? Respiro solo di qua. E ripeto, come si svolgerà la giornata? Ora si fa una... Intanto avremo la sigla, ho sempre sognato per una sigla. E poi introdurremo questo viaggio virtuale con suoni, racconti e immagini nella mitica Route 66 che... Tra l'altro ho avuto modo, in questo momento, voi non lo sapete, ma lungo la Route 66 stanno parlando di questo evento nell'off della ricorderai. Poi dice, ma come fanno? Perché Roberto è diventato un personaggio, al punto che la settimana scorsa ha ricevuto anche un attestato, un riconoscimento come socio onorario dell'associazione storica, bla bla bla. Allora, sigla, introduzione, poi intervisteremo Roberto con degli intermezzi e poi alla fine una botta di dolcezza, di cultura anche, a chiudere questo pomeriggio. Ringraziamenti, ringrazio il Calci, ringrazio la Prologo, ringrazio ovviamente tutto il mio staff, i miei colleghi e ringrazio Musicomania, giusto così, che ci ha fornito tra l'altro per le chitarrine che costerebbero tipo 180 euro l'una, ma ce la mettono a 14, quindi approfittate. Ecco, guardate, un altro ospite sta, mi piace questa cosa che c'è l'ingresso sulla route, l'ospite, vedete, è quello che ha realizzato il tratto di strada della route. Io mi svolto, sennò siamo rovinati. Allora, posso lanciare? 1, 2, 3, sigla! Parte, va. Thank you.
fuori dalla scaletta, eccetera. Dicevamo, oggi si va nella Route 66, che non è facile dire, soprattutto dopo i 12 prosetti che abbiamo già bevuto. Ed è, ripeto, una strada medica, ora la introdurremo, ma prima di introdurre vi volevo intanto anticipare una cosa. Quando abbiamo finito, noi ovviamente qualcuno ci conosce, io sono Andrea Schincaglia, anzi, per chi non ci conosce abbiamo visto dei motociclisti qui davanti, abbiamo preso lo spazio proprio per loro. A conclusione ovviamente saremo a vostra disposizione, non stasera ma nei prossimi giorni, per eventuali viaggi lì. Li possiamo fare con la moto, li possiamo fare con la cabriolet, li possiamo fare a piedi, li possiamo fare vegani, e dopo li prenderemo. E allora adesso partiamo, eccola, qui intanto si vede tutto. Ora lanciami per favore lo spiegone che lancio il... Vi racconto in 1 minuto e 38 secondi la Route 66. Nel 1926, quando il governo americano emanò l'atto di nascita della US Highway 66, che avrebbe collegato il centro di Chicago a Santa Monica, nessuno poteva immaginare che la strada fosse destinata a diventare così famosa. La Route nacque inizialmente dall'esigenza di unire tra loro sia le centinaia di piccoli comuni e rurali degli stati dell'Illinois, Missouri e Kansas con Chicago, che il ricco Middle East con la California. Pochi anni dopo, la sua costruzione, durante la Grande Depressione negli anni 30, la 66 divenne teatro di una importante migrazione. Più di 300.000 contadini dell'Oklahoma furono costretti a lasciare la loro terra per cercare lavoro nella California. John Steinbeck, nel romanzo Furore, che è straordinario, nel 1939, tra i primi celebrò la Route 66 definendola la strada madre, la strada del viaggio, come simbolo di fuga e di speranza e di una vita migliore per tutte le migliaia di persone che la percorsero negli anni 30. Nel dopoguerra la 66 diventa espressione di ottimismo, voglia di libertà, di evasione. 2 milioni di giovani, col desiderio di cambiare vita, percorsero i suoi 4.000 chilometri fino a Los Angeles, e tra questi anche Bobby Traut, a cui appartengono le parole della famosa canzone Get Your Kicks on Route 66. Ormai è diventato il motto e fu cantata per la prima volta dal mitico Nat King Cole. Questa è l'età dell'oro della 66, poco prima dell'inizio poi del suo declino. Venne infatti nel 54 sostituita, o meglio, il governo decise di sostituirla con una più ampia rete stradale, e quindi incominciò a diventare inadeguata e a cadere nel dimenticatoio. La Route ormai però era già entrata nel mito grazie anche alla letteratura, alla pubblicità, alla musica, che ne avevano fatto una delle strade più famose al mondo. Così nell'87 l'Arizona concede la distinzione di Historic Route 66 ad uno di questi tronconi. Parentesi, quello che ha fatto questa associazione di cui vi ho appena parlato, avremo modo anche di vederlo. Da allora la Route è diventata un mito, celebrato ovunque, e oggi a parlarne qui con noi abbiamo ospite Roberto Rossi. Ce l'abbiamo il microfono, sì. Allora, noi ci accomodiamo ora e faremo in maniera abbastanza sciocca, non dico improvvisata, abbiamo il microfono, sì, io quasi quasi prendo questo, perché funziona questo, perché questo mi sta dando noia. Proviamo a vedere se è meglio di qua. Sì, funziona meglio, non c'è tutto il burburio. Bene, mi tocca spogliarmi per levarmi questo. Allora, dicevamo, Roberto, abbiamo visto un po' una piccola introduzione, ma a proposito delle introduzioni vorrei fare come fanno le trasmissioni vere. Ogni volta che si fa un pezzettino, abbiamo il nostro duo Cactus. Plurale di Cactus? Cacti. Cacti. Che faranno un accenno per ogni spezzone. Quindi andiamo con l'intro per la Route 66.
a Roberto che qualcuno si sarebbe strappato i capelli e gettato nei cisegni, però non mi strappi uno. Dopo. Bene, allora Roberto, qui dietro di noi abbiamo la mappa della mitica From Chicago to LA. Introducici questa cosa per poi affrontare le parti del suo libro che io ho già acquistato e fatto autografare ovviamente dal suo autore. Portaci in giro, Roberto, intanto introducici questa strada mitica. Allora, diverse cose le ho già dette te. Ecco, la A livello storia aggiungo solo una particolarità, ovvero il nome della strada. Perché hanno scelto Route 66? In America le strade sono tutte numerate, no? Non so se avete notato questa cosa qua. Le strade pari sono quelle che vanno da est a ovest, le strade dispari sono quelle che vanno da nord a sud. Per cui, per scegliere il nome della strada, ovviamente da est a ovest, doveva avere un numero pari. Volevano scegliere il 60, il 90 ce l'aveva già, si sono opposti. Allora sono andati avanti, il 62 suonava male, il 64 suonava male, il 66 ha messo d'accordo con tutti. Quindi era una cosa figa, 66. Sì, praticamente sì. E poi c'è anche il discorso che si pronuncia piuttosto bene. Sì. E per noi ci si impappina un pochettino. Sì. Quindi aveva un nome molto particolare e il suono piaceva tanto. Da lì sono riuscito a mettere d'accordo tutti gli stati, perché non era stato semplicissimo all'inizio. E a proposito di introduzione di questa cosa, approfitto proprio di questa introduzione per dire, Roberto, io ho scoperto che hai fatto questo viaggio nel 2000, il primo, diciamo, nella route, nel 2013, fornito da un reporter live. È vero, sì. E un viaggio meraviglioso, ovviamente, ma a parte questo, come ti veniva in mente di scrivere un libro? Perché scrivere, io una volta mi sono messo a scrivere una prefazione di una pagina e mezzo a un libro, ci ho messo tipo un anno. E a proposito, Kerouac, a cui faremo appunto un omaggio alla fine di questa trasmissione, lui ha fatto il famoso viaggio on the road, è stato un viaggio di 2 settimane, ci ha messo mi sembra 7 anni per scrivere un libro. Quindi come ti avevo detto di scrivere già uno scrittore, ti ha ispirato qualcosa? No, per me è stata la prima esperienza, però l'ho fatto quasi per necessità, nel senso che quando io ho fatto questo viaggio, organizzarlo non è stato semplicissimo. Le informazioni si trovavano, il 90% erano in inglesi, e poi capire esattamente dove fermarsi non è così facile. I posti da vedere sono veramente tanti, perché attraverso 8 stati io ho fatto 5.000 km in quel viaggio, qualche deviazione inevitabilmente la fai, quindi 8 stati, 3 fusi orari tra l'altro, poi magari vi dico dove dobbiamo cambiare l'orario davanti in pay. Per cui non è semplice, ci sono tante cose da vedere, devi fare una scelta, perché tutte non le puoi vedere, se ci devi stare un mese di viaggio. Per cui io ho iniziato a prendere appunti in internet, questa guida qua tra l'altro è praticamente la Bibbia della Route 66, l'autore ci ha mandato tra l'altro un video saluto. Per cui ho iniziato a prendere tanti appunti, mi sono scritto le cose da vedere e durante il viaggio ho fatto ovviamente le foto un po' come tutti noi facciamo. Da lì ho detto, ma perché non faccio una guida che possa servire anche altre? La cosa però era nata un po' così, un po' per scherzo, doveva essere semplicemente un libro su iPad, niente di che. Ho finito di scriverlo, l'ho fatto leggere a degli amici, mi fa, guarda, secondo me dovresti stampare questa cosa, e non c'era ancora neanche le foto. Per cui da lì ho detto, vabbè, tentiamo questa strada. Quindi ho finito ovviamente di scriverlo, ho preparato le foto, Nicola, uno dei miei collaboratori, tra l'altro è qua, ha fatto il braccio praticamente di tutta l'impaginazione del libro, l'ho fatto diventare scemo, tutto originale, esatto, e a quel punto l'ho pubblicato. Quindi è stato un po' così, per aiutare anche gli altri che possono avere la voglia di fare questo braccio, e qui è raccontato, ci sono tutti i risultati. Infatti è un libro fatto proprio come una sorta di guida, però non una guida, è una guida che dà con il racconto, un diario di bordo, un diario di viaggio che serve poi da guida. È fatto molto bene, ci sono le foto, quindi e le foto poi le stiamo vedendo dietro di noi, le vedete attaccate, sono tutte quelle che ha fatto proprio Roberto e sono quelle cose che abbiamo visto 1000 volte nei telefilm, nei film mitici, ripeto, ovunque. Accendo subito una cosa, mi hanno detto che hai appena l'altro giorno, vedo su Facebook, una foto di Roberto Rossi. Ho scritto un libro su New York e questa è l'ultima pagina. C'era la foto dell'ultima pagina, ho detto cazzo, si può mettere, però era sfocata. Quindi ora c'è un libro già pronto per il futuro su New York.
Sì, praticamente abbiamo iniziato a scriverlo prima, in realtà. Ho interrotto per fare questo della Route 66. L'ho lasciato da una parte per un po', poi l'ho ripreso, insomma, finito l'altro giorno, effettivamente, quando ho visto la parola. In realtà è un racconto, una storia ambientata a New York, mixata un po' con una guida anche lì di viaggio, per cui descrivo i luoghi, il consiglio, cosa vedere, ma in realtà c'è tutta una storia che è un filo logico che segue l'inizio fino alla fine. Benissimo. Allora, io direi di passare intanto, cominciamo a scorrere, siamo partiti da un'introduzione generale e ora vorrei con Lily Noyes partire con gli approfondimenti. Carti. Ma in realtà ce ne sono una decina in tutti gli Stati Uniti di Springfield. Io Homer non l'ho visto. No. Dicono che in realtà sia ambientata nella Springfield proprio di Illinois. Però non trovo nessuno. No, ahimè, no. Ci ho provato, E allora dici un po' qui, in questo tratto, come parte questa strada? Parte proprio dal centro di Chicago. Sì, praticamente siamo sul Millennium Park, per cui diciamo la parte proprio est lì sul fiume. Inizia da lì. La particolarità qual è? Che piano piano ovviamente ti incammini e gli rinomi si può tagliare praticamente in due. Quindi lasci i grattacieli giganteschi di Chicago, piano piano le altre sono tutte più piccole, quindi periferie della città, e poi inizia il verde, perché Illinois è un prato verde, un immenso prato verde, praterie verde. Noi abbiamo trovato cielo azzurro, verde per terra, per cui veramente bello. Cioè, pensi che sia piatta la terra. Sì, sì, vedi il cielo e tocca praticamente. C'è il piattismo, lo sai, di ritorno. Ma guarda, secondo me qualcuno che vive per lì un pensiero ce l'ha fatta. Sì, ma infatti ora noi faremo questo percorso. La cosa straordinaria dal punto di vista culturale e sociale è che questo taglio fa proprio una sezione, un carotaggio, diciamo così, senti il parolone che uso, segna, carotaggio, della cultura e della società statunitense, fra cui quelle che in qualche modo ci hanno fatto stupire un po' del voto a Trump, ci sono proprio le aree del centro degli Stati Uniti. Ma ora appunto dicevamo, si parte quindi dai grattacieli e si attraversa questo immenso prato, sì, fino ad arrivare a un ponte. Sì, praticamente l'ultimo tratto che è al confine è il Chain of Rocks Bridge. E questi qui invece sono lungo la strada. Questi sono lungo la strada, esatto. Quel personaggio con Jamie Giant. Ecco, sì. Me lo spieghi lo stream, tra l'altro ci sa anche un piccolo filmato. Sì, ci abbiamo un filmato, perché lui veniva usato negli anni 50 come pubblicità di un chiamiamolo ristorante adiacente che si chiama Lunch Impact. Infatti lui c'è cioè il nome. Sì. Il locale è stato chiuso per un sacco di tempo, quando noi siamo passati nel 2013 era chiuso. Ora lo hanno riaperto, l'inaugurazione è stata il 19 di aprile, tra l'altro data importante per la Route, poi capiremo perché. Loro sono tra quelli che si sono appassionati a questo evento di oggi e ci hanno mandato un saluto. Infatti, adesso aspettano, no? È questo? Sì, sì, è vero. Allora, intanto vi voglio premettere una cosa, come è nata questa cosa? Un mese fa il Roberto si era a pianificare questo incontro, ma facciamo qualcosa di canale, qualcosa, ce l'hai qualche... E lui mi fa, guarda, potrei avere un personaggio che era Tattoo Man, che penso sia stato morto. Sì, sì, no, siamo in contatto. Potremmo
avere un tipo un collegamento. Allora si fa il collegamento su Skype in diretta, ma l'orario è un casino. Facciamoci mandare un video saluto, gli dico. Mi raccomando, digli di salutare anche le porte d'aria, se no spacca la gente. Va bene. E da allora c'è sfuggita di mano, c'è di brutto, ma di brutto. Ecco quello che dicevo prima. Là si è diffusa la voce e chiunque facesse parte di un'associazione di tutte quelle ha fatto un video saluto per Roberto Rossi. E praticamente nessuno parlava delle porte d'aria. In realtà uno ha detto Italia Legends. Sì, esatto, un po' sul pago. Ma perché non. Bene. Quindi partiamo con il primo video saluto. Questa è la proprietaria. Sì, la proprietaria attuale, che si chiama Marisa, ha rilevato praticamente il launching pad. E stanno riaprendo, ora è aperto il negozio e il pub, poi anche il ristorante, subito. Ok, facci vedere. Sono aperti, infatti ora fa la marchetta sul negozio, perché qua alla fine sono tutti per questa ragione, e ora infatti noi la tagliamo. Questo è Roberto, se non sbaglio, era una tua amante quando è... Non lo dire. No, se no, appunto, si può guardare, infatti, sarà numero uno per noi. E poi, tra l'altro un paio di giorni fa ho visto una foto con Roberto e Barbara di fronte a questo murale, sì. Dove siamo qui? Che è proprio uno dei posti mitici. Sì, questo è un posto storico della Route 66. Tra l'altro una bella storia da raccontare, cerco di essere breve perché non abbiamo molto tempo, però ve la racconto. Qui a Pontiac noi abbiamo deciso di passare velocemente perché eravamo in ritardo. Quindi arriviamo in centro, è una cittadina piccolissima ovviamente. Parcheggio la macchina lungo la strada, chiudo, scende un signore da casa di vicino. Che mia moglie fa, ma parcheggiamo nelle tre soste, adesso ce l'abbiamo. Che mi fa preoccupato, mi avvicino a questa persona e mi presenta. Lui fa, ma siete turisti? Siete turisti? Sì, da dove venite? Italia. Ma gli ha detto no, siamo viaggiatori. Ah, giusto perché, esatto, sì, turisti. Viaggiatori. Esatto. E, per farla breve, era il sindaco di Pontiac. Sì. Esatto, quindi si è presentato il sindaco di Pontiac, ci ha portato in giro per Pontiac, quella foto l'ha scattata lui. Ovviamente, cioè, ha fatto da cicerone praticamente a due viaggiatori italiani che erano dei passaggi a Pontiac. Ma questa cosa mi è rimasta perché è fantastica, insomma, non mi sarei mai aspettato, insomma, che il sindaco ci accogliesse così. Ottimo, ma ci ha mandato un video di sindaco, no? No, non è più in carica perché lì praticamente fanno due mandati soltanto. Non, c'è, non ci sono vero che vengono mandati. No, purtroppo, per cui non abbiamo avuto modo di avere subito. E poi i mitici. Diner, benzinari. Sì, da in infinità. Prima vi ho citato nell'introduzione Furore di Steinbeck, che ripeto è un libro pazzesco, un libro che parla praticamente della nostra attualità di oggi, immigrazione, di punti di vista di chi migra e chi ha bisogno, degli altri che vedono a rischio i propri averi, la propria stabilità. È un libro straordinario che magari i film spesso sdegnano, però ecco, io vi invito a leggerlo perché è pazzesco. Se volete rimanere dopo cena vi faccio anche le letture, non c'è problema. Perché ho visto una trasmissione, potete trovare su Rai Play o semplicemente su YouTube, Baricco che racconta Furore, Furore e mezzo, bravissimo, bellissimo. Questo lui è un po' antipatico, ma è poesia pura. Quindi approfondite o guardatelo, ed è proprio in questo, ora non siamo ancora in questa strada, ma la parte finale, però è una cosa straordinaria, leggetelo. Questa invece è una strada, una delle parti che è stata, diciamo così, tagliata fuori dalla viabilità ed è rimasta come era una volta, sì. Perché una volta la Route era una strada terribile. Allora, sì, non l'abbiamo detto all'inizio, ve lo dico ora. Inizialmente la Route 66 era sterrata, quindi immaginate le auto degli anni 30 americane senza pompa della benzina, e anche qui poi ci sarà un aneddoto curioso, e la strada è completamente sterra, infatti anche lì su Furore non si
descrive anche il suo discorso qua, perché la strada era veramente improbabile. Alcuni tratti della strada originale sono rimasti, perché durante gli anni insomma ha subito tante variazioni la strada. Tra l'altro è stata completamente asfaltata soltanto 12 anni dopo che è stata aperta. Infatti è stata la prima strada americana anche ad essere asfaltata. In Illinois hanno fatto un lavoro immenso nel tenere, diciamo, in piedi la vecchia Route 66. Infatti si può percorrere sia la Route 66, che è più o meno quella degli anni 50, un po' più moderna, sia la Old Route 66, che è questa. E praticamente è una singola corsia, e già e qui era già asfaltata, tra l'altro. Quindi questo è quello che hanno vissuto proprio decenni fa. E questo è il tratto di strada originario mai riasfaltato dal 1930. Esattamente, ed è quella parte del portamento. Qui ci abbiamo qualche altra foto. Ci abbiamo lo stacco per il Missouri, siamo e Missouri, sì. Il Kansas. Pronti? A proposito di confini, ma in questo lungo viaggio, io appunto, chi come noi ha l'immagine dei telefilm, tra l'altro dopo abbiamo anche un po' di locandine, dei film che hanno girato proprio sulla route, io mi immagino proprio queste strade con i motel quelli dove c'è il killer, la prostituta, poi la polizia che ti ferma, il poliziotto corrotto, che ti cerca la droga, ci spugli di rotolano, bibip, c'è bibip? C'è un po' di... Bibip però è piccolissimo. C'è il rotolanerino? Sì, è piccolo. È un pollettino. Ma neanche. Si fa fatica a riconoscerlo. No, allora qui si entra appunto in Missouri dall'Illinois. Da St. Louis fino a Joplin, praticamente, il pezzo... Praticamente si Joplin è sul confine, tra l'altro il Kansas è anche piccolissimo. Attraversa veramente un nulla, insomma, per cui il grosso di questo tratto lo fa effettivamente così. Ah, in casa se quel pezzettino con l'angolino... Sì, quell'angolino, sono 13 miglia, le fai un attimo. Però sono diventate molto importanti per la Route 66, perché se avete visto Hearts, il film, presente Checchetto e compagni, ok? Sono tratti, praticamente personaggi, da una stazione di servizio che è proprio lì. In casa, ma ci sono le foto, abbiamo anche un video saluto. Eh sì. E poi allora, ecco. questa parte qui è del Missouri, infatti nel Missouri si iniziano a trovare molti motel storici, come dicevi te, infatti, motel e dinner storici anni 50 iniziano più o meno qua in Missouri. Sono molto caratteristici tra l'altro. Alcuni se... ecco questo per esempio, Red Steven, è molto famoso e importante perché qui Elvis Presley si fermava a dormire quando da Nashville andava a suonare a Las Vegas. C'è ancora la stanza dove dormiva, mi sembra sia il 246 numero o qualcosa del genere. Non ci fanno più andare turisti, però è possibile visitarla. Quindi, dormendo in questo motel, puoi andare a vedere dove dormiva Elvis Presley. Poi facci vedere Alessio. Mi dici... questo è di Sinclair. E questo? Questo è Gary. Questa è la moglie, sì. Che questo signore è venuto a... è venuto a mancare nel 2015, sì. Io ho cercato di ricontattarlo quando stavo per finire la stesura del libro, perché ho ricontattato un po' tutti, insomma, per avere anche qualche informazione in più. Non mi rispondeva e poi ho visto che dopo... Danno una scozzata, Dopo un po' peggio.
visto il figlio e lì viene dicendo appunto che suo padre è venuto a mancare poco prima. Noi abbiamo però vissuto un'esperienza molto, molto bella con Gary, perché ci siamo fermati. Sì. Ah, funziona. Allora, no, perché c'è il discorso del gelato vegano. Già, gelato vegano. Ho detto proprio il tipo l'archetto è gelato, no? Io sono vegano e gelato. Ok, niente, ci siamo fermati nella stazione di servizio qui di Gary giusto per fare delle foto. E lui è uscito, praticamente, quando ci ha visto, insomma ci siamo messi un attimo a parlare con lui, l'attimo è diventato veramente una mezza giornata. È un personaggio fantastico della Route 66, veramente. Lui faceva il camionista, ha percorso la Route 66 avanti e indietro per tutta la vita. E poi quando è andato in pensione ha rilevato questo vecchio, questa vecchia gas station praticamente, e l'ha riempita di memorabilia e niente, accoglieva così i turisti. E è stato per noi veramente un'esperienza fantastica, insomma, ci ha accolto lì, ci ha offerto da bere, cioè eccezionale, è una delle persone più belle in assoluto. Ed è proprio un mito, perché l'ho visto, l'ho letto comunque, io mi ricordo proprio una foto. Se non sbaglio di Barbara con lui, sì, da Mike, vero? È vero. E fra l'altro anche noi abbiamo anche qualcosa che lo riguarda, sì, vero? Sì, sì. Ale, mi fa vedere. A proposito, vedi, c'era sfuggito di mano e cominciato a vederlo, perché questi sono i figli. Sì, sono i figli di Chiesa, sì. Esatto. Sentiamo se salutare forte il marito. Vedi, comunque si giocano, pensi di... Erba è quella parlava prima, perché questi... esatto, non si rimane qua strano. Comunque, questi sono i figli del video che... sono i figli di sì, esatto. E questo è un altro ponte video, questo è chiuso al traffico. Questo è chiuso al traffico, sì, tra l'altro è una zona un po' losca, un po' malfamata, insomma, avevamo anche un po' paura a lasciare la macchina parcheggiata, c'erano cartelli che avvertivano, se lasciate la macchina qui, cavoli vostri. Però non è successo assolutamente nulla. È un ponte un po' particolare, una volta succedevano molti incidenti, perché a un certo punto il ponte è dritto per tre quarti e poi c'è una curva a 90 gradi e lì accatastamento di automobili, ovviamente. Passavano di notte, per cui figuriamoci. Che è un ponte, tra l'altro, che in qualche modo nella storia della route, ovviamente ho visto 70 documentari sulla route, è proprio stato un momento importante. Sì, e sì. Tra l'altro hanno deciso di farlo in quel modo perché il fiume aveva una corrente in un certo modo, allora dovevano arrivare. Esatto. E loro avevano comprato l'azienda che costruiva il ponte, un pezzo di terra qui e uno spostato. Ecco perché era la ragione per cui questo ponte è stato fatto così. Come si chiama questo ponte? Aspetta, ce l'abbiamo ricordo, qui. Il Rainbow Bridge. No. Davis Elbow Bridge. Eccolo qua. E poi Alessio, che ci abbiamo? Ah, qui siamo tornati però. Ah, te ne ricordo. Siamo a San Luis. È la cittadina abbastanza grande, San Luis. Non è niente di eccezionale a livello insomma di Route 66 di per sé, è troppo moderna come città ovviamente, però è un punto di passaggio molto importante. Tra l'altro ricordo la vostra camera con vista. Esattamente. Con vista. Esattamente. Sto diventando autistico, non lo sapevo, a forza di lavorare in queste cose. Va avanti. Questa seggiolina... Questa è la sedia più grossa del mondo. Un'altra delle grandi attrazioni della Route 66. No, noi si ironizza ovviamente, ma... No, il viaggio è historic fantastico. Route per noi fa venire da ridere, cioè... Noi si sta sulla Sette Ponti, ci andiamo agli Etruschi, cioè quindi storico per noi ha un concetto completamente diverso. Però è veramente uno spettacolo, ci sono tutte queste icone, più o meno pop, più o meno Maranza, più o meno anni 50. Andiamo avanti, guardiamo cos'era. Questo dov'era? Allora, è questo. Qui siamo a Galena. Questo siamo a Galena, per te. Un piccolissimo del Kansas. È una cittadina dei minatori, per cui vecchia e bellissima, perché ha praticamente la classica Main Street americana, per cui taglia praticamente in mezzo alla città e tutti i negozi e case praticamente ai bordi della città. Qui gli autori di Cars hanno preso spunto per questi personaggi che ora sono stati rimessi a nuovo, ci sono le foto di quando erano prima del film, non erano così belli. Qui in Kansas però sono molto, come dire, ci tengono molto a quel breve tratto di Route 66, infatti è tenuta benissimo.
E questo, infatti, abbiamo una tipa che ci ha contattato dopo si era sparsa la voce, ci ha mandato dei video fantastici. Riuscirà a dire le porte dai? Eccola lì. Volume. 66 non riesce a dire. Si voleva fare la produzione in stile Nido di culo il livornese, ma mi sembrava offensivo, perché ora noi li vediamo, sembrano dei tossici lungo la strada, ma sono personaggi famosissimi. Sì, lei è il presidente dell'associazione della Lotus 66 in Kansas. Cioè, capito, non è che sono... E fra l'altro anche lei ci ha mandato un altro, a proposito di tossicità, dopo prova a cercarlo perché quello sì, lì quello è strepitoso. Questo morale stringavera, infatti, che diciamo... fa capire un po' quelle sono le attrazioni principali, sono solo 13 miglia, per cui insomma oltre alla gas station dei cars non è che ci sia molto. C'hanno poco di più. C'hanno altro, un ponte, altro anche loro, e basta, nient'altro. Il Rainbow Bridge, il quella... Rainbow Bridge, esatto, è piccolissimo, è molto significativo. Che è quello come a Terranova praticamente. Praticamente sì, se c'è la foto. Infatti deve essere se c'è la foto dove dovrebbe essere. E poi se c'è la tossica che la sta cercando. E questi sono i panorami che dicevi? Sì, questo praticamente sì, sì, perché finché non arriviamo in New Mexico sono distese di praterie. Il cambia molto dal New Mexico in poi, cambia totalmente il paesaggio, quindi dalle praterie iniziano i deserti, e da lì New Mexico, Texas, Arizona, e discorrendo, insomma. Quindi sì, il beh, cambio è più o meno... Ecco, c'è una... Ecco, questa è sempre lei, ragazzi. C'è un po' sfuggita di mano, infatti, però. Sono partiti per la mangia. Ma è un topo. Che animale è? Un cane. Non lo so. Andiamo avanti con le foto per passare poi... Siamo in fondo. E si passa all'Oklahoma, che è stato, come dicevo prima, lo stato da dove è partita la grande migrazione dei 300.000 durante la depressione. E a proposito di questa zona, quel periodo lì ci fu proprio una siccità straordinaria storicamente in quella zona, che ha seccato tutti i campi che erano stati sfruttati, e questo ha portato proprio a tempeste di sabbia, ci furono 6 giorni di vento, quindi è stato uno scenario apocalittico che ha accompagnato questa migrazione pazzesca. Siamo pronti, Katti? E allora passiamo all'Oklahoma e al Texas. Playlist che si trova dentro il libro.
perché Roberto si è preoccupato anche di fare una playlist per accompagnare questo mitico viaggio che parte dai Blues Brothers fino ad arrivare a Elvis, sì, 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 con Las Vegas, insomma, tutte le varie, e in qualche modo grazie a loro e ai nostri video li ripercorriamo. Allora, siamo entrati in Oklahoma, da giovani si va verso Tulsa e Oklahoma City. Com'è lo scenario qui? Allora, qui è ancora piuttosto verde lo scenario, tra l'altro è la zona più ricca di diners, che ricorda molto le American degli anni 50. Oklahoma è veramente così, cioè sembra rimasto fermo negli anni 50, la Route 66 in questa parte. Inizia un po' la parte desertica, ma praticamente al confine con il Texas, per cui la prima parte dell'Oklahoma anche lì è molto verde, praterie, tante piccole cittadine, ed è per questo che ci sono ancora tanti diners in questa zona qua e tanti vecchi motel. È proprio una caratteristica dell'Oklahoma. È un po' difficile da percorrere la Route 66 in Oklahoma perché non è segnalata, mentre le altre strade hanno fatto un grosso lavoro di indicazioni su Old Route 66, gira a destra, gira a sinistra, Oklahoma, se ne sono sbattuti. Però è molto molto caratteristica, se si riescono a trovare le cittadine è veramente, veramente bello. Ci vedevo anche foto, vabbè, i mitici, il mitico logo che è diventato proprio un'icona mondiale. E poi e quel personaggio, questa è la Blue Whale. Esatto, sì, quella è la balena blu, sì. Questa dove si trova? Lì prima di Oklahoma City? Sì, prima, esatto. E è anche una storia un po' curiosa, perché praticamente era stata costruita dal marito per regalarla alla moglie come regalo di nozze, immaginate, fantasia estrema. Abbandonata anche questa, poi ci hanno aperto un piccolo punto di ristoro, per cui spesso, insomma, essendoci da ghetto, anche, insomma, inizia a esserci un po' di gente nel periodo estivo anche qua. E poi, mentre scorrevo, ho visto adesso quello dopo, che è un altro di questi personaggi. Esatto, sì. Lui ce l'ha parlato di Reporter Live? Lui forse sì. Ma si è messo il video adesso? Forse mi può essere capitato di trovare qualche volta anche lui. Se non sbaglio era anche su o National Geographic, sì, questi su che costruiscono le macchine, sì, le roccano. E questo è uno di quelli. Ed è amico di Roberto, però, esatto. Però anche lui non ce l'ha fatta di ricordare. Va avanti con qualche foto, che abbiamo qui? Questo è. Questa è Lucille. Lucille, sì, che sì, porta il nome della chitarra di B.B. King, fra l'altro. Tra l'altro sì, ma non è allora, questo è molto importante, tra l'altro colgo l'occasione per dire questo, molti punti di interesse, quindi vecchie stazioni di servizio alto, sono state restaurate grazie ovviamente ai fondi statali, ma in realtà sono chiusi come questo, cioè tutto ristrutturato, però non c'è assolutamente niente, cioè non si può entrare all'ingresso dentro per vederlo, quindi insomma è soltanto la parte esterna. Però è importante perché lei nel periodo della migrazione, Lucille, era stata soprannominata la madre della madre Road, perché aiutava le persone che intraprendevano questo famoso viaggio, soprattutto negli anni 30, senza un dollaro in tasca ed aveva pompa di benzina e ristorante sopra. Per cui a chi non poteva permettersi i soldi di fare rifornimento, di mangiare, lei offriva quello che aveva gratuitamente, sia la benzina che il mangiare. Per cui si era un po' sparsa la voce, è diventata molto famosa anche lei per questo motivo qua, ora ovviamente è morta, era anziana. E questo soprannome, quindi madre della Mother Road, deriva proprio da questo fatto che ha aiutato tantissime persone. Infatti gli amanti della Route 66 si fermano lì proprio per rendere omaggio, diciamo, a questo personaggio storico della strada. Questi posti mitici, iconici, sono appunto on the road, cioè non c'è sì, qualcuno. Questo è sempre abbandonato. Questo è abbandonato, che tra l'altro è sterrato la strada porta qui. Quindi questo è un vecchio tratto di route abbandonato, sterrato, quindi bisogna uscire da interstatale, perché praticamente in Oklahoma la interstatale l'hanno costruita sopra alla Route 66, quindi è tutto un
entrare e uscire per riuscire a fare appunto dei tratti veri di Route 66, se no sarebbe una strada finita e basta. Bene, andiamo avanti. Ecco. Sì, questo è un altro ancora. Uno dei mitici, e poi Morales, anche questi lungo la strada, continua avanti. Musei. Musei. Musei sulla strada. E questo è un altro dei nostri amici, ci manda il saluto. È quello che ha fatto la Bibbia della Route 66, è un viaggiatore della Route 66. Okay. Guardiamo se lui ci saluta, ci saluterà. Hello, I'm Jared Plania. I'm the author of the Easy 66 Guide for Travelers. I'm also a Route 66 artist here in Chandler, Oklahoma, where I'm pleased to meet hundreds of people each year at my little art gallery along Route 66. I'd like to say howdy to Roberto Rossi and all the folks at Reporter Live, and I hope to encourage all the Italian people to come to America and get your kicks on Route 66. Ma perché tutti pensavano fosse lui un reporter live, quindi non associavano. Sì, forse c'è stato un po' di confusione di questo. Comunque, ripeto, tutti questi personaggi non era una battuta, si è diffuso lungo la strada di questo incontro qui a San Giovanni, Gualdarno, come si chiama. E quindi tutti hanno mandato video saluti a... Questo è un altro posto mitico. Sì, questo è bellissimo, tra l'altro, il Conobo è veramente fantastico. Loro, tra l'altro, hanno fatto un grosso lavoro con la Tesla. Presente, no? Tesla, okay. Elon Musk. Con loro stanno praticamente mettendo tutti i punti di ricarica lungo la Route 66. Hanno iniziato da questa stop qui, praticamente, della Conoco, e con loro stanno disponendo su tutta la Route 66. A breve, presumo, loro dicono che entro fine anno dovrebbe essere percorribile tranquillamente con la stessa macchina elettrica da tutta la Route 66. Fra parentesi, a Terranova ce l'ha. Scusa, no. Questa foto è stata bellissima, e poi scordiamo, fra l'altro io qui, ecco, leggevo qui nel tuo libro, quando si arriva in questa zona ci sono questi posti critici, questo è il mitico Cadillac Ranch. Fra l'altro c'è una canzone di Bruce Springsteen dedicata qui, un pazzo negli anni 50. No, questo risale al 74. 74. Sì, ha piantato 10 Cadillac in mezzo al deserto. Che fai? Non pianti una macchina? Ma erano Cadillac uscite di fabbrica, nuove di zecca piantate in mezzo a loro. E lui ora ovviamente un po' di, però ha posto anche questo mitico film, video musicali, ho visto, sì, sono svariati, sì. Bellissimo. E poi, e qui praticamente si arriva al midpoint. Eh sì, esatto, sono tornato, c'è il midpoint, ovviamente il punto. Allora, le miglia ovviamente sono un po' indicative, però questo è il punto centrale della Route 66, quindi da qui 1139 miglia per tornare in 1140. E la cosa curiosa è che da qui inizia il deserto, cioè da qui in poi praticamente, mentre la prima metà era praticamente un verde assoluto, praterie, da qui in poi inizia il deserto, sembra un taglio netto. E qui si entra, siamo già in Texas qui? Allora, sì. Questo non ancora, siamo al confine, ecco, questo qui praticamente è al confine, esattamente al confine. A proposito di Texas, ma Texas per noi, visto, è proprio il cowboy, il fagioli, la mangia, la bistecca, esatto. E vanno fatto passare a voi, vegani. Cioè, come avete fatto? No, ora a parte di parlare con Roberta, sono amici della vita, ma dico, ti è mai successo in un posto, vai lì e ti sparano le Winchester? Sì, allora, secondo me in Texas, se c'erano ancora le dogane, non ci facevano passare, sì, sicuro, sicuramente. Texas è stata una tragedia, effettivamente. C'è uno, vanno un ristorante. Esatto, allora noi abbiamo prenotato qui Texas Ranch, tra l'altro un posto bellissimo, però tanto per farvi capire, lì si può mangiare una bistecca di 5 kg, se riesci a finirla in un'ora non paghi. Ecco, immaginate che quei vegani che entrano là dentro. L'avrete anche visto in televisione, perché tante volte hanno fatto vedere questo discorso qua. Noi entro dentro, io chiedo a questa signora, avete mica dell'insalata? Certo fate, però c'è il pollo. La Cesare, la grazie, niente, quindi niente. Ho pensato ai fagioli, Texas, buona mangiare fagioli? Fagioli, certo, non c'è problemi, dentro ci sono le salsicce. Niente. È andato a finire, siamo andati in cerca di qualcosa da mangiare, un Subway.
non so se avete presente una catena dove si prende, si preparano i panini come voi te, l'abbiamo fatta impazzire. La salsa da voi? No. Il formaggio? No. Ma abbiamo la, il pollo? No. Manzo? No. Maiale? No. Alla fine abbiamo preso un panino con l'insalata. Oh, no. Secondo me ci ho messo il panino di io e Barbara nelle ultime stagioni. Ecco perché ti ricordano tutti, ora ho capito. Esatto. Lungo tutti i bar. Texas è stato veramente. Meno male sono un po' meglio. Cioè. No, ora però non ci scherzi con questa cosa. Parentesi. Dopo qui avremo anche un angolo vegano con prodotti fatti da me proprio personalmente. E a proposito di questo, stiamo davvero concependo un tipo di viaggi particolari per capito, con il concetto di viaggio vegano, natura, alimentazione, spiritualità, equilibrio mentale e di corpo. Il corpo detto sì è brutto, però sono vegano. Cosa volevo dire? E poi si arriva in Regno Messico, quindi abbiamo passato il centro della route, entriamo nella zona desertica e quindi si entra in quegli scenari, in quei paesaggi che associamo spesso appunto a New Mexico, Arizona, per arrivare là. E da qui anche le deviazioni per alcune cose che vedremo. Parliamo del New Mexico? Cacti, e qui come i cacti ci sono? Io leggo le informazioni anche del tuo libro, qui gli Eagles da qui in questa zona si sono già o sono andati avanti, sono andati avanti. No, te sei andato un po' avanti, sì. Eagles, ah, qui siamo avanti, sono Albuquerque, sì, sì. Sì, a Winslow. Qui io mi ricordo, ho visto un documentario su B.B. King. Bravo, esatto. Che fra l'altro credo abbia fatto lui 18.000 esibizioni live. B.B. King è stato un personaggio clamoroso. E proprio in questa zona, negli anni 50, quando faceva i suoi concertini, circa 300 all'anno ne faceva allora, con la sua band, e il pulmino, si cappottò da queste parti col pulmino, e, insomma, storie di piccoli concerti dove ancora c'era il popolo bianco da una parte e il popolo nero dall'altra, a sentire il concerto, e se ballavano insieme la polizia interveniva. Cioè, ora, ecco, per entrare proprio nella cultura di questa zona, di quegli anni, si parla degli anni 40-50, era ancora così. Sì, questo ovviamente la cittadina si trova all'ingresso del New Mexico. Tra l'altro in New Mexico dobbiamo cambiare l'orario, quindi un'ora, e guadagniamo un'ora praticamente, che nel viaggio non è cosa poco, poi riuscire a guadagnare un'ora. Cioè, in macchina... Esatto, passi il confine e cambi orario. Che noi l'ora legale si sta sciroccando un mese. Sì, esatto. E qui tra l'altro in questo motel ci sono delle stanze dedicate appunto a Elvis, a B.B. King e così via. Mentre, loro hanno dormito qua anche B.B. King in questo motel, per cui insomma gli hanno dedicato delle stanze poi dove possiamo dormire ora. E questi? Qui c'è tanto, tanti dealer anche qui. E qui la Route 66 inizia a essere veramente una strada dritta ed infinita che si fa fatica a vedere la fine proprio. Una strada è incredibile in questo caso. Proprio dritta, non c'è una pazzesco. Eccolo là, che aspetta. Così. E poi vai avanti, Alessio. Allora, sì, volevo raccontare, questa è Santa Fe. È una piccola cittadina, ma che in realtà è la capitale del New Mexico. Qui c'è una storia curiosa, cerco di essere breve perché siamo un po' in ritardo, però voglio raccontarla perché è veramente curiosa e vi fa capire un po' lo spirito della Route 66.
La strada originale degli anni 30 passava praticamente da Santa Fe, proprio perché era capitale, ma una grossa deviazione, va su in alto e discende giù, per arrivare fino al Duferti. Cosa è successo? Ci sono state le elezioni, non mi ricordo esattamente in quale anno comunque. Diciamo, hanno perso le elezioni chi si occupava praticamente dello Stato del New Messico e hanno dato la colpa alla capitale di Santa Fe. Per rifarsi di questa cosa hanno deciso di tagliare Santa Fe dalla Route 66. Esatto, come dispetto. Esatto, il governatore di New Messico ha detto: no, non voglio che nessuno passi da Santa Fe, perché mi hanno dato questo smacco, mi hanno fatto perdere le elezioni e non voglio che ci passi. Per cui hanno fatto un lavoro immane, che puoi immaginare negli anni, per tagliare di netto praticamente la strada che andava a Santa Fe. Quindi ormai esiste, ma non è neanche più segnalata, perché era già stata tolta dalla cartina molto presto, molto prima. Per cui praticamente ora la strada è semplicemente una strada diretta che arriva fino alla Albuquerque. E Albuquerque, che forse avete conosciuto in qualche modo, Breaking Bad lo conoscete la serie? Breaking Bad, chi è? Siamo lì. Eccolo. Eccola la casa. Ma dai. La casa di volte uguale. Ma dai. Allora, andiamo avanti, adesso faccio vedere. Ovviamente ci sono. Sì, siamo ancora a Santa Fe in realtà. Questo è un barbone famosissimo di Santa Fe. Ha suonato nei Depeche Mode. Cioè il barbone famoso. Dove è un video dei Depeche Mode? Ma dai. Ma che spettacolo. Vai avanti. Sapi, perdona, puoi venire un secondo show da New York? No, sui sei. Sì, va bene. 50, che quello là, sempre da Albuquerque. Ecco, questa è la Route 66, vedete, che attraversa veramente la zona centrale dello Stato del New Messico. Tutto a posto da New York. Vai. Grande destazione. E poi si arriva con Arizona e California. Sì, siamo in fondo ormai. Alla fine della strada. Si parlava oggi a pranzo con qualcuno dei nostri
sé nulla, deserto, quindi deserto del deserto, che uno, ecco, sono quelle cose che possono essere o terribili o curative dal punto di vista spirituale, e questi però paesaggi davvero ti mettono in un'atmosfera meravigliosa. Questa è un albero fosso. Sì, per esempio siamo nel deserto pietrificato, un albero fosso, ce ne sono veramente a centinaia, anche lì nello sfondo, pezzetti, insomma, ce ne sono veramente tantissimi. Ma chi guidava la macchina? La macchina io, guidato sempre io, se non vado errato sulla rete. Sì, sì, sì. Ci sappiamo anche un video time lapse molto carino. E questo pazzo che ha fatto questo motel? Allora, da qui inizia praticamente, da Winslow iniziano un po' a ritornare le Dinners, ok? E i motel, appunto, questo è uno di questi qua. Quindi Seligman, Kingman sono più o meno le cittadine che incontriamo in questi fair storici. Questo sì, ha fatto praticamente delle... Queste sono le camere dove dormi mentre vedi la costruzione. E qui siamo a Winslow. Eagles qui ci hanno lasciato qualcosa. Sì. E poi adesso guardiamo un po' le miti, ma... Sì, qui siamo a Seligman. Cioè, come vedete, un viaggio qui è un viaggio, delle icone, sì, del tempo. E ripeto, ora, non è per fare marchette, ma questo libro che fa fare questo viaggio. Ci sono tante foto, tante immagini, che fra l'altro la fate tu. Ci sono anche le foto di, insomma, di un collaboratore che ha fatto le foto, di Cristian Bazzani, tra l'altro. Ecco, questo lo chiamano il Golden Desert. Vedete, si sale su nelle Black Mountain, qui siamo sempre in zona, e qui inizia un tratto di Route 66 un po' particolare, perché fino ad ora strade dritte e infinite, e qui una strada che si inerpica su praticamente nelle Black Mountain, ed è molto curiosa, c'è un aspetto molto particolare, ovvero non tutti riuscivano a fare questo tratto di strada, per cui ai piedi delle Black Mountain c'era un benzinaio, e lì c'erano stavano dalla mattina alla sera dei piloti, essenzialmente, che prendevano il volante, prendendo in mano il volante di queste vecchie auto anni 30 essenzialmente, e portavano le famiglie dalla parte di là delle Black Mountain a Ottman in modo particolare. E qual è la caratteristica? Negli anni 30, o meglio anche 30 e 40, non c'era la pompa della benzina nelle auto, per cui in salita la macchina si fermava. Per cui erano costretti a fare tutto il tratto di strada delle Black Mountain in retromarcia. Ancora lungo la strada ci sono carcasse di auto giù per terra, e sono auto degli anni 30-40 che hanno avuto la rampante idea di lasciare lì a marcire, ma che fanno capire la pericolosità. Ora ovviamente è asfaltato, ma dobbiamo immaginarsi una strada appunto degli anni 30, sterrata, strapiombo, e niente, si dovevano affidare a dei piloti professionisti per fare quel tratto di strada in retromarcia. Mentre vai in retromarcia, Che spettacolo, c'è questa cosa che mi colpisce. Bene, e questo è un... Qui siamo a Ottman, praticamente, dove si rifermavano poi i piloti professionisti e tornavano giù a piedi, e da qui la strada. Ti ha fatto un video saluto anche di noi? Il ciuretto si ci ha mandato un video saluto. Faccio vedere il video saluto, voce su. Questi ciumini, dice, che siano praticamente, diciamo, probabilmente, insomma, di quelli che usavano per cercare l'oro, perché Ottman era famosa appunto come città dell'oro. Questo locale dentro è fantastico. Ora si entra dentro e praticamente ci sono tutti i dollari attaccati. Da una verifica del 2015 risulta ci siano 100.000 dollari attaccati dentro questo locale, ora li vedete. Mentre questo è l'ingresso, c'è il piccolo shop, poi sulla destra c'è il, diciamo, il pub, il ristorante. 100.000 dollari, nel 2015 risultava 100.000. La leggenda vuole che i minatori attaccavano un dollaro con il nome scritto e la data, avevano le bevute pagate per un mese con quel dollaro, capito? Quindi il barista si ricordava che quella persona aveva pagato. Dati questa cosa è andata avanti, da buon americano gli è sfuggita di mano, e tutta una sa attaccata, è pieno zeppo i bagni, tutto, pieno zeppo di dolce. Cioè, in questa strada, quando uno aveva un'idea, diciamo sui generi, sai, come non dire, e faceva questo. Ho visto, per esempio, una barbara in mezzo a degli alberi di bottiglie, di carne. Ah, sì, esatto. Cioè, c'è tutte le cose pazzesche. E questo
E questo è il titolare che ti ha mandato questo video? Sì, questo è il titolare, è praticamente la figlia dell'originario che aveva messo in piedi l'hotel. Questo è il nuovo hotel, ora l'hotel non c'è più, però appunto è rimasto tutto il discorso dello shop e del pub. Va avanti. E poi scorriamo, eccolo qua, sai questo? È ottimo, sì. Deserto. Deserto e qui inizia la California. Da qui in poi California, infatti cambia un po', anni 70 iniziano un pochino da qua. Lui però è un personaggio lui è proprio uno dei top. Chi è, sì, lui? Allora, quando ti hai detto all'inizio del discorso che la prima associazione è nata in Arizona, è stata questa persona qua a fondarla, Angel Delgadillo. Lui ha compiuto 91 anni il 19 di aprile e in occasione del compleanno ci ha mandato questo video saluto anche lui. Si deve a lui il fatto che la Route 66 è ancora in piedi, perché nell'84 la strada era stata dismessa completamente, quindi nessuno ci passava. È stata una tragedia per chi ovviamente viveva e lavorava lì, perché flussi di auto, di migliaia di auto, calcolavano circa 8.000 auto al giorno che passavano negli anni 50, erano veramente tante. Dall'84 fine, cioè da un giorno all'altro nessuno è più passato nella Route 66, per cui stava morendo. Lui ha lottato tanto, 2 anni per la prima associazione. Da lì, dall'Arizona, poi sono iniziate tutte le altre, per cui sono uniti tutti gli stati e hanno, diciamo, ridato vita alla Route 66 come la conosciamo oggi. Guardiamo se... Rimettilo da casa. Sì. È basso, diciamo, c'ha 91 anni. Proviamo. C'ha 30 in collo. What you are doing in your country. I hope you and everyone enjoys this beautiful moment as we enjoy it here in Seligman. And in Italy, I hope that everything is fine with you and all your loved ones. Enjoy the moment. Arrivederci. Cioè vive lì, lui ha fatto il barbiere per tutta la vita, praticamente il suo barbershop lì ancora è in funzione, ovviamente ci sono altre persone, però lui un'ora al giorno, dalle 4 alle 5, tutti i giorni, è lì a fare la barba. Ancora, si arriva più 50, a fare la barba, anche lì un'ora al giorno, lui è questo 91 anni. Toccante questa cosa. E quindi con queste gobe poi si arriva fino... E qui arriviamo in California, sì. Ecco, questo è quello che dicevo. Cioè vedi, pensi una cosa simpatica. Sì, anche lui è un personaggio fantastico. Sì, da noi delle rigidi, sì, pace. E che fai? Non le recidi in vetro, certo. Tra l'altro, apro una parentesi, una mia amica Alessia pure, che ha fatto un viaggio in California, lei è molto esperta della California, lo ha conosciuto. C'è un grosso, una grossa parte del suo libro che ha dedicato proprio a lui. È fantastico, veramente anche lui è un tipo stranissimo, un hippie degli anni 70. Una persona che viveva a San Francisco, si è trasferita qua e vive qua. Non fa queste cose. Ora. Ecco la parabola lì di me. E poi adesso si arriva. Lui è quello. Questo è un altro. Questo sta dicendo. Allora, conosce Roberto, sei uno stronzo, tu non qui. Ma rubai il cartello, ora fai il libro. Ma rubai il cartello l'altra volta. Che non abbiamo messo di là. We give tours, we do media work on the 56, and so you can get in touch with us through Roberto. Come and visit us. Believe me, you will never go home unhappy. Thanks, Roberto. Thanks, Roberto. Sì, anche lui è il titolare del museo della Route 66 in California. Abbiamo conosciuto un personaggio. Ripeto, quando ho iniziato a fare questi video, cioè io ero emozionato perché, ripeto, si è smosso il mondo. E poi il mitico cartello si arriva sulla costa, la mitica Santa Monica, sì. E finisce. Ahimè, finisce. Più
uno c'ha il senso proprio di... Eh sì, perché la California inizia a vedere in lontananza e ti piace, però iniziano un po' i problemi, il viaggio è finito, e un po' non è bellissimo entrare a Los Angeles, di la verità, perché la Route 66 praticamente non esiste più. L'ultima cosa che trovate è il primo McDonald's della storia, che è a San Bernardino, ovviamente dall'inizio di Los Angeles. Poi Los Angeles è totalmente inglobato ovviamente dalla Route 66. Abbiamo fatto le ultime miglia, ci abbiamo messo mezza giornata, una tragedia, cioè una strada anche lì dritta, non finivamo di contare semafori. Cioè, pazzesco, veramente pazzesco. Ciao. E quindi si arriva appunto su Baywatch in questi paesaggi. Questa foto, peraltro, me la ricordo. Ma è quella là? Sì, è quella là, meravigliosa. Dategli un occhio dopo alle foto. E siamo arrivati quindi in fondo al nostro percorso. Siamo in fondo. Alla nostra strada. Quindi allora fammi vedere che ore sono. 7:10. Ci abbiamo una piccola botta di cultura, sta insieme Roberto, ma aiuto o meglio. Omaggio a Easy Rider, che è ovviamente un meteo film. Tra l'altro, leggendo un po', hanno preso spunto dal nostro Il Sorpasso di Dino Risi, è lì che ha preso il regista lo spunto per questa storia. Mel Gibson, aiutami, Fonda, poi l'attore Dennis Hopper e Jack Nicholson, mitico. E ora facciamo un po' di strada con loro, 2 minuti in silenzio, e poi vi racconto chi era Kerouac e si fa una lettura insieme. Le nostre valigie
Giorgio e Longore stavano di nuovo ammucchiate sul marciapiede. Avevano altro e più lungo cammino da percorrere, ma non importa. La strada è vita. Nato a Lauer il 12 marzo del 1922, Jack Kerouac è considerato uno dei maggiori esponenti della narrativa americana e in particolare della cosiddetta Beat Generation, insieme a autori come Burroughs, Ginsberg o Ferlinghetti. È stato scrittore e poeta e la sua opera più famosa, il celeberrimo On the Road, è tuttora ritenuto il manifesto di un intero movimento letterario, sociale, musicale e culturale. Autodefinitosi poeta jazz, Jack Kerouac incarnò in prima persona i principi e i valori del rifiuto dalle convenzioni dell'epoca, la ricerca della libertà materiale e spirituale, il pacifismo e la ribellione alle censure e alla morale americana, da cui si sentiva costretto, come molti giovani della sua generazione, in maniera insopportabile. Oltre ad esprimere la sua libertà anche sul piano dei costumi personali e sessuali, non trascurò esperienze estreme, come quelle con le droghe e con l'alcol. Quest'ultimo, in particolare, giunse a minare gravemente la salute e lo portò alla prematura scomparsa nel 1969. Dobbiamo andare e non fermarci finché non siamo arrivati. Dove andiamo? Non lo so, ma dobbiamo andare. È un mondo pieno di nomadi col sacco sulle spalle, vagabondi del Dharma che si rifiutano di aderire alle generali richieste che si consumino prodotti e perciò siano costretti a lavorare per ottenere il privilegio di consumare tutte quelle schifezze che tanto nemmeno volevano veramente, come frigoriferi, apparecchi televisivi, macchine, almeno macchine nuove, ultimo modello, certe brillantine per capelli, deodoranti e generale robaccia che una settimana dopo si finisce col vedere nell'immondizia. Tutti prigionieri di un sistema di lavoro, produci, consumi, lavora, produci, consumi. Ho negli occhi la visione di un'immensa rivoluzione di zaino, migliaia o addirittura milioni di giovani americani che vanno in giro con uno zaino, che salgono sulle montagne per pregare, fanno ridere i bambini e rendono allegri i vecchi, fanno felici le ragazze e ancor più felici le vecchie. Tutti pazzi zen che vanno in giro scrivendo poesie che per puro caso spuntano nella loro testa senza una ragione al mondo e non